Caro pubblico di Serie in Festa, buongiorno e buon mercoledì 18 maggio. Siamo già giunti a metà settimana e oggi non sarò sola perché finalmente arriverà qui nel nostro studio il comitato di Villimpenta a Mantova per raccontarci un po' di questa 70ª edizione della Festa del Risotto. Ma è ancora un po' presto per le chiacchiere, ora partiamo con la nostra musica e lo facciamo con l'orchestra Voice e subito dopo arriva Stefano Frigerio con un duetto dal titolo Luna Italiana. Buon mercoledì. Voglio andarmene via. Stasera mi aspetta di già la mia compagnia. Amici fedeli di sempre, guarda qui quanta gente. Saliamo in macchina e via, quanta euforia. Notte fosse l'ultima grande occasione che ho, voglio sballare ma senza esagerare, fare festa usando la testa, voglio ballare, cantare come fosse l'ultima grande occasione che ho, voglio sballare ma senza esagerare, fare festa usando la testa. D'argento scendi dal firmamento, voglio invitarti a ballare, non farti pregare. Notte mediterranea che non fa più paura, basta un bicchiere di birra in compagnia, voglio ballare che ho, voglio sballare ma senza esagerare, fare festa usando la testa. Voglio ballare, cantare come fosse l'ultima grande occasione che ho, voglio sballare ma senza esagerare, fare festa usando la testa, fare festa usando la testa, fare festa usando la testa. Una luna.
cercate mi corazón bailando. Siamo a metà maggio, ormai il periodo è quello caldo delle feste di piazza, dunque gli appuntamenti sono davvero numerosi. Prendete appunti dei nostri appuntamenti consigliati. Dancing Nevada, via Olmo 1, Terrossa di Roncà, Verona. Per info, dancingnevada.it. Giovedì 19, Oscar e Mary Band. Venerdì 20, Romeo Leopardo. Sabato 21, Roberto Tagliani. In sala 2, Latino Kizomba. Domenica 22 solo la sera, Patti e Paolo Band. Il ristorante Pizzeria Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Eventi presenta Negramaro in concerto presso l'Arena di Verona, 23 maggio alle ore 21, prevendite abituali. Sala polivalente Magna Cavallo, sabato 21 alle ore 21.30 si balla con l'Orchestra Vincenzi. Sagra di San Zeno, San Zeno di Mozzecane, Verona. Venerdì 20 maggio, orchestra Jonathan e Gianni Dego. Sabato 21 si balla con l'orchestra di Micaela e Magnifici. Domenica 22, orchestra Mirko Bellutti. Giovedì 26, serata country con animazione Alex DJ. Venerdì 27, orchestra Niccolini. Sabato 28, orchestra Francesca Manfrini. Domenica 29, serata con Sandy e Ali Band. Alle ore 23.30, finale a sorpresa. La manifestazione si terrà presso la nuova piazza Suor Pura Pagani, antistante la chiesa di San Zeno. Ingresso libero, stand gastronomici, Luna Park, pesca di beneficenza. Pizzeria Roncari, Cornedo Vicentino, in via Monteveraldo. Per info 0445 951199. Dal 26 maggio si balla tutti i giovedì sera nella terrazza estiva. Ingresso libero. Serata cena e ballo venerdì 20 maggio con Natalino Show. Pacchetto pizza, bibita e caffè a soli 12 euro. Giovedì 26, grande apertura con l'orchestra di Luca e Silvia Band. Ospite Maurizio Medeo. Ristorante e pizzeria, specialità, baccalà con polenta, bollito misto con perà e favolose pizze. Menù a mezzogiorno a 11 euro. 70esima edizione Festa del Risotto Villa Impenta Mantova. 2 giugno, Serin Fest in Tour, orchestra base Micaela e Magnifici, serata con ospiti, riprese TV, conduce Serena Carletti. Venerdì 3 giugno, orchestra Marianna Nanteri. Sabato 4, serata con Iano DJ in concerto. Domenica 5, orchestra Musica Viva. 9 giugno, orchestra Felice Piazza. Venerdì 10 si balla con Pietro Galassi. 11 giugno, serata con Disco 54 Summer Tour. Domenica 12, Daniele Cordani Orchestra. 16 giugno, orchestra Jonathan e Gianni Dego. Venerdì 17 si balla con l'orchestra Bagutti. 18 giugno, Latino Americano. Gran finale, domenica 19 giugno, con l'orchestra Katia. Domeniche aperto anche a mezzogiorno. Tutte le sere ballo. Ingresso libero, ampio parcheggio. Palacover Dancing, via Vittorio Emanuele, Nogara, Verona. Per info www.palacover.it. Sabato 21 maggio, Manuel Martini, Orchestra Marchetti. Domenica 22, si balla con Roberto Madonia. Z Live presenta, sabato 21 maggio alle ore 21.30, presso il Gran Teatro Geox di Padova, il concerto di Elio e le Storie Tese. Prevenite abituali. Ristorante Pizzeria Stella, la trovate a Correggio di Gazzo Veronese, in via Dante di Ieri 22. Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto, aperto dal martedì alla domenica.
Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa, risotto con le rane, tagliatelle e ottime pizze, con farine speciali ed ingredienti selezionati. Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correzzo di Gazzo Veronese. Per info 0442 58 007. Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente e sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via Canove. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno. Qui infatti troverete molte idee, dalle più tradizionali alle più moderne, ceramiche, rubinetteria, sanitarie, colonne per box, doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ancora parquet, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto outlet, con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala Ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. E dopo i nostri consigli continua la musica qui a Sera in Festa. È la volta di Stefania e Mamma Mia che ci presenta il brano Ti amo da morire. A volte penso a quanto sei diventato importante per me. In così poco tempo ti vorrei sempre accanto. A volte penso che mi manca perfino il respiro nella tua bocca, le tue mani calde, la tua allegria. Sono felice di averti incontrato, sono felice di averti trovato, e mi addormento chiudendo i miei occhi e poi volo da te. Ti amo da morire, mi si spezza il cuore, in questo letto di ghiaccio vorrei un tuo abbraccio per scaldarmi un po'. Ti amo da morire, scende giù la neve, in questo caldo Natale vengo a prenderti amore e ti porto con. A volte penso che vorrei incontrarti davvero in un altro mondo, senza paure, in libertà. A volte penso che sei l'uomo più dolce e speciale di questa terra. Non voglio perderti adesso che ti ho, ma te ne vai con il pianto sul viso, ma te ne vai con il cuore diviso, e mi addormento chiudendo i miei occhi e poi volo da te. Ti amo da morire, mi si spezza il cuore, in questo letto di ghiaccio vorrei un tuo abbraccio per scaldarmi un po'. Ci separiamo qualche minuto di pubblicità e tra poco saremo ancora qui con gli ospiti del giorno, vi aspetto. E in questo mercoledì un piccolissimo spazio per le richieste e poi si parte con l'intervista di Villi in Penta, grande spazio agli ospiti di oggi. E allora partiamo con l'orchestra di Gigio Valentino con il brano 5 giorni cantato da Francesca. Subito dopo si balla, ci si scatena un po' con gli Charm & Shake. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita,
ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e me non cicatrizzi mai. Faccio male anche un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? È proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodata a te. Tutto ancora più di tutto, per cercare di scappare, ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu sei di più, parlare un po', oh, oh. Ah, amore, è proprio io che ti amo.
Ristorante Pizzeria Stella. La trovate a Correggio di Gazzo Veronese, in via Dante di Ieri 22. Vi aspetta con colazioni, aperitivi, pranzi di lavoro a menù fisso e cene anche da sporto. Aperto dal martedì alla domenica. Nell'ampia sala potrete assaporare carne, pesce, pasta fatta in casa, risotto con le rane, tagliatelle e ottime pizze, con farine speciali ed ingredienti selezionati. Il ristorante Pizzeria Stella vi aspetta a Correggio di Gazzo Veronese. Per info 0442 58 007. Se volete vivere la vostra casa in tutta la sua bellezza, Segala Ceramica saprà esaudire ogni vostro desiderio. Lo staff, attento alle esigenze del cliente e sempre cordiale, vi aspetta dal lunedì al sabato nello showroom a Gazzo Veronese in via Canove. I professionisti del settore sapranno consigliarvi il meglio per la vostra casa, accompagnandovi nell'ampia esposizione di arredo bagno. Qui infatti troverete molte idee, dalle più tradizionali alle più moderne, ceramiche, rubinetteria, sanitarie, colonne per box, doccia e molto altro. Fiore all'occhiello, il fornitissimo reparto stufe e caminetti a pellets e a legna, ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. E ancora parquet, pavimenti e rivestimenti per tutti gli spazi abitativi. Grandi promozioni da cogliere al volo nel reparto outlet, con occasioni di fine serie presenti tutto l'anno. Per toccare con mano la qualità dei prodotti, venite a trovarci. Siamo aperti dal lunedì pomeriggio al sabato. Segala Ceramiche, da più di 30 anni, veste la tua casa. Ed eccoci qui in questo mercoledì, come preannunciato qui a Sera in Festa, un graditissimo ritorno. Diamo il benvenuto a Villa Impenta, capitale del risotto. Un benvenuto al presidente Roberto, Luana segretario e Mauro tuttofare, il jolly, ci serve sempre Mauro. Benvenuti a Sera in Festa, grazie, bentornati. Grazie. Siamo a metà maggio, dunque si parla della 70esima edizione, quest'anno un evento importante perché il numero tondo, eh? Sì, sì, infatti. Che bello, un bel anniversario. Puntiamo al centenario allora. Insomma, a 30 anni, sai che bello. Ci proviamo. Esatto, magari i giovani che sono addetti al volontariato in questo periodo saranno loro a festeggiare il 100° anniversario. Parliamo però dell'inaugurazione, si parte Roberto il 2 di giugno con qualcosa che ci riguarda. Sì, Sera in Festa sarà il primo ospite che ci allieterà con le proprie canzoni e gli spettacoli. Esatto, saremo noi proprio a rompere il ghiaccio con questa serata danzante, sì, con l'orchestra base, tanti ospiti, mi raccomando, venite numerosi perché faremo uno special, dunque riprenderemo tutta la serata e manderemo proprio in onda la settimana seguente uno special su Villa Impenta, dunque per chi è lì che balla si vedrà poi durante, certo, la serata. Certo. Chi sta mangiando, gireremo nel capannone, vedremo un po' i cuochi, insomma un speciale davvero carino, vi aspettiamo numerosi il 2 giugno. No, volevo ricordare anche che il 2 giugno appunto per l'inaugurazione alle ore 19 saremo accompagnati al taglio del nastro dai bambini della scuola materna di Villa Impenta come tutti gli anni. Bellissimo. E avremo una sorpresa anche in quell'occasione. Allora mi raccomando, venite prestino perché, certo, taglio del nastro non, certo, può mancare. Si prosegue fino al 19 di giugno, dunque gli appuntamenti sono 12, come sempre un mese davvero ricco. Mi raccomando, domenica c'è aperto anche a pranzo, perché volesse passare una domenica in famiglia e trovare pronto da mangiare, questo è il posto ideale. Ricordiamo un grande capannone perché parliamo di 2500 posti a sedere. Sì, se non oltre anche. Se non, sì, oltre, certo. Può mangiare anche in piedi volendo. No, li facciamo accomodare, sì, dai, tutti, tranquilli, si tranquilli. Si sta comodi. Sì, infatti. E naturalmente la sera, tutte le sere, grandi spettacoli, un po' variegati, perché si parla, sì, di vari spettacoli, si parla, sì, dal liscio, esatto, si va con il country, il Iano DJ, anni 70, un po' di tutto, vedremo il cartellone nel dettaglio. Cerchiamo di accontentare tutti i nostri amici. Che sono sempre tanti. Esatto. Quanti risotti fate ogni anno? Ma normalmente 25.000, quest'anno puntiamo a superare i 30.000, vediamo. Dai, un bel record da raggiungere per il 70esimo ci sta. In questa occasione appunto cercheremo di portare tanti amici che allieteranno la nostra presenza e anche le loro. Certo, e a proposito di menù sappiamo che i piatti mantovani ci sono sempre immancabili, dunque il riso col pisto, pisto e funghi eccetera. Quest'anno però per l'anniversario c'è un riso particolare. Sì, oltre che il riso col pessin abbiamo anche il riso che noi abbiamo chiamato risotto del 70esimo anniversario. Esatto. Non possiamo svelare la ricetta, no, però. No, bisogna andare sul posto sarà a assaggiarla.
piatto povero ma molto gustoso. Bene, e allora mi raccomando tutti quanti a Villa in Penta. Passiamo la parola al segretario, perché vogliamo sapere che oltre agli eventi danzanti e la cucina ci saranno anche degli eventi collaterali al castello. Esatto. In particolare scegliamo uno su tutti perché sono davvero tanti. Domenica 12 è la giornata clou, insomma, grandi appuntamenti. Sì, infatti si comincia la mattina con la festa della gara di pesca per bambini e ragazzi, che è una tradizione comunque che si ripete da tanti anni e porta al divertimento appunto dei ragazzini, dei bambini per la pesca. Inoltre, essendo il 70° della nostra festa e il 70° anniversario della Vespa, abbiamo organizzato assieme al Vespa Club di Mantova un raduno proprio sul campo fiera delle Vespe, quindi vi aspettiamo in tanti, numerosi anche in questa occasione. Tutti vespisti, tutti girettino vespisti. E dopo tutti a mangiare a Villa in Penta. Esatto. Continueremo a parlare di questa bellissima festa dopo la pubblicità, vi aspettiamo, a tra poco. Sì. Ed eccoci qui dopo una brevissima pausa pubblicitaria, siamo sempre in compagnia di Villa in Penta, capitale del risotto, che è pronta a scaldare i motori perché il 2 giugno si parte. Però, per chi non sa come arrivare a Villa in Penta, Mauro, come facciamo? È un problema? No, il problema non risolvibile, perché arrivare da Rovigo si prende la Traspolesana, poi a Legnago si esce Villa in Penta. Modena, Reggio Emilia, siamo serviti benissimo dall'autostrada del Brennero, quindi uscita Mantova Nord o Mantova Sud, quindi problemi non ce ne sono. Da Verona tutti penso che arrivano, noi siamo sul confine proprio tra Mantova e Nogara, la provincia del Veneto, siamo a 5 km da Nogara, a 5 da Casteldario, Roccoferraro, quindi impossibile perdersi. Impossibile perdersi. Ricordiamo, per chi arrivasse appunto in macchina, che il parcheggio è gratuito. Sì, ci sono parcheggi gratuiti. E ricordiamo anche l'ingresso è gratuito, perché spesso magari uno si domanda dopo l'ingresso al ballo a pagamento. No, l'ingresso è gratuito. Tutto gratuito. Mangiate tranquilli, andate a ballare e ripetiamo che la domenica è aperto anche a pranzo. Grazie. Ripassiamo la parola al presidente perché vogliamo sapere una novità di quest'anno. Vedo sul libretto che c'è un logo molto importante. Un logo importante. Nuovo sul libretto, sì, certo, è il logo del Deco, che è una qualifica che ci ha concesso l'amministrazione comunale per riconoscere appunto a livello provinciale e interprovinciale la qualità del nostro risotto, che è molto molto particolare. È un risotto che normalmente, diciamo, copre una zona molto vicina a noi, Villa in Penta, Casteldario, Roccoferraro, qualche volta anche credo Castelbeforte, per cui diciamo che abbiamo l'onore di avere questo nuovo logo. Vi hanno fatto sudare, ma me l'hanno dato al 70° proprio. Al 70° no, diciamo che l'amministrazione l'ha costituito un paio d'anni fa, hanno per cui adesso arriviamo ad averlo anche noi. Insomma. Siamo un marchio ancora certo, più. Infatti. Vediamo qui sul nostro tavolo alcuni dei prodotti che troverete anche alla festa, appunto abbiamo il pisto, il protagonista del risotto, il risotto stesso, ma anche il pane tipico mantovano, come si chiama questa? La sbrisolona? Sbrisolona. Tipico dolce mantovano. Perché anche i dolci non mancheranno ovviamente. Sicuramente, anzi a proposito di dolci volevo ricordare agli amici gluten free che avremo anche un paio di dolci dedicati solo loro. Bellissimo, anche questo piccolo particolare, sì, un occhio di riguardo ricilie, anche per sì, appunto, che sono sempre numerosi e fanno sempre fatica un po' a trovare le pietanze adatte a loro. Anche le sagre si stanno un po' adoperando per accontentare anche questo popolo. Bene, facciamo una carrellata veloce degli appuntamenti perché tra poco sentiremo un brano di Felice Piazza che sarà protagonista il 9 giugno. Dicevamo, si parte con il Serin Festa per continuare con l'orchestra di Mariana Lanteri il 3 giugno, poi il 4 giugno serata giovani con DJ Iano, immancabile successo e quest'anno in concerto, dunque si prosegue poi con i Musica Viva, ancora per gli amanti del liscio, Felice Piazza appunto, la grande orchestra di Pietro Galassi, l'11 giugno Disco 54, dunque si balla anni 70, 80, gran divertimento, si prosegue ancora con Daniele Cordani, orchestra Jonathan e Gianni Dego, orchestra Franco Bagutti, un po' di latinoamericano che non guasta mai il 18 e gran finale con Katia, l'orchestra di Katia il 19 giugno, serate danzanti a partire dalle 21 circa. Circa, sì. Mi raccomando, grande pista da
Cavallo, il palco è meraviglioso, è grande, io sono salita una volta per fare un saluto velocemente durante una serata e davvero l'impatto visivo è notevole da lassù. Abbiamo più di 1000 sedie attorno a questa pista, sì, esatto. Avremo... per chi vuole appunto vedere o per chi vuole ballare... riposarsi tra un ballo e l'altro. Insomma, non manca davvero niente, mancate solo voi, dunque accorrete numerosi la 70esima edizione della Festa del Risotto a Villa Impenta. Prima di lasciarvi vi ricordiamo un appuntamento che sarà a luglio, che è la festa... Sì, abbiamo l'antica fiera di Villa Impenta che parte la seconda domenica di luglio, quindi... anzi, vorrei approfittare anche, scusa, prego, Serena, prego, per ringraziare i nostri sponsor, tutti, certo, i nostri sponsor che tutti gli anni ci sostengono. In modo particolare quello che vedete qui, le nostre magliette, sono fornite dalla ditta Swiller Diego, per cui insomma... Gli sponsor servono sempre. E li trovate sempre nel libretto. Ma non c'è solo lui, sul libretto li trovate tutti. Tutti quanti. Esatto. E allora un saluto e ringraziamento anche agli sponsor che fanno vivere queste antiche sagre, ce ne fossero di così belle. Noi vi aspettiamo numerosi con i Seri Festa in Tour per partire, così portiamo fortuna, partiamo e sarà poi un lunghissimo mese ricco di eventi. Grazie a voi, un saluto anche al resto della grazie a voi invece. Staff. Grazie. Ci vediamo. E un saluto ai nostri amici. Grazie. Grazie. C'è dolore se ci sei tu, è come un sogno anche di più, e c'è qualcosa negli occhi tuoi che non mi lascia mai. Non ho paura se resti qui, perché l'amore mi chiude gli occhi. Vorrei baciarti, adesso sì, vorrei che fosse così. L'amore si muove, ti porta lontano se vuoi, ti prende per mano senza dirti dove. Una sorpresa, tu lì per caso, c'era qualcosa negli occhi tuoi che non scorderò mai. L'amore si muove, ti porta lontano se vuoi, ti prende per mano senza dirti dove andrai. L'amore si muove e non fa rumore, lo sai, è un vento gentile che non ti abbandona mai. E penso a quello che sarei, a quello che... Ed era la voce di Felice Piazza. Ringraziamo nuovamente gli ospiti del giorno e vi invitiamo nuovamente a visitare la Festa del Risotto di Villa Impenta. Trovate il programma dettagliato proprio adesso negli appuntamenti consigliati. Densi Nevada, via Olmo 1, Terrossa di Roncà, Verona. Per info densinevada.it. Giovedì 19, Oscar e Mary Band. Venerdì 20, Romeo Leopardo. Sabato 21, Roberto Tagliani. In sala 2, Latino Kizomba. Domenica 22, solo la sera, Patti e Paolo Band. Il ristorante Pizzeria Cacciatore vi aspetta con ottime specialità. Eventi presenta Negramaro in concerto presso l'Arena di Verona, 23 maggio alle ore 21. Prevendite abituali. Sala polivalente Magna Cavallo, sabato 21 alle ore 21:30 si balla con l'orchestra Vincenzi.
Sagra di San Zeno, San Zeno di Mozzecane, Verona. Venerdì 20 maggio, orchestra Jonathan e Gianni Dego. Sabato 21 si balla con l'orchestra di Micaela e Magnifici. Domenica 22, orchestra Mirko Bellutti. Giovedì 26, serata country con animazione Alex DJ. Venerdì 27, orchestra Niccolini. Sabato 28, orchestra Francesca Manfrini. Domenica 29, serata con Sandy e Ali Band. Alle ore 23:30, finale a sorpresa. La manifestazione si terrà presso la nuova piazza Suor Pura Pagani, antistante la chiesa di San Zeno. Ingresso libero, stand gastronomici, Luna Park, pesca di beneficenza. Pizzeria Roncari, Cornedo Vicentino, in via Monteveraldo. Per info 0445 951199. Dal 26 maggio si balla tutti i giovedì sera nella terrazza estiva. Ingresso libero. Serata cena e ballo venerdì 20 maggio con Natalino Show. Pacchetto pizza, bibita e caffè a soli 12 euro. Giovedì 26, grande apertura con l'orchestra di Luca e Silvia Band. Ospite Maurizio Medeo. Ristorante e pizzeria, specialità, baccalà con polenta, bollito misto con perà e favolose pizze. Menù a mezzogiorno a 11 euro. 70esima edizione Festa del Risotto Villimpenta Mantova. 2 giugno Serin Fest in Tour, orchestra base Micaela e Magnifici, serata con ospiti e riprese TV, conduce Serena Carletti. Venerdì 3 giugno orchestra Marianna Lanteri. Sabato 4 serata con Iano DJ in concerto. Domenica 5 orchestra Musica Viva. 9 giugno orchestra Felice Piazza. Venerdì 10 si balla con Pietro Galassi. 11 giugno serata con Disco 54 Summer Tour. Domenica 12 Daniele Cordani Orchestra. 16 giugno orchestra Jonathan e Gianni Dego. Venerdì 17 si balla con l'orchestra Bagutti. 18 giugno Latino Americano. Gran finale domenica 19 giugno con l'orchestra Katia. Domeniche aperto anche a mezzogiorno. Tutte le sere ballo. Ingresso libero, ampio parcheggio. Palacover Dancing, via Vittorio Emanuele, Nogara, Verona. Per info www.palacover.it. Sabato 21 maggio, Manuel Martini, Orchestra Marchetti. Domenica 22, si balla con Roberto Madonia. Z Live presenta, sabato 21 maggio alle ore 21:30, presso il Gran Teatro Geox di Padova, il concerto di Elio e le storie tese. Prevenite abituali. E termina così il nostro mercoledì, vi aspetto domani mattina sempre qui su Telearena, ormai lo sapete, verso le 11:15 per un'ora di musica insieme. Vi lascio in compagnia di Marino e Bandana con il brano Dipingerò l'amore e vi rinnovo l'appuntamento a domani. A presto! Della luna che per sempre brillerà, il talento di un artista è proprio là, è nei battiti del cuore che se cerchi puoi trovare quel miracolo che c'è per dipingere te. Se ogni cosa ha il suo colore, per dipingere l'amore, sempre ad ogni sfumatura, l'occhio attento resterà, in guardare dove c'è l'immensità, per dipingere l'amore, il colore. Misteriosa che riscalda ognuno il cuore, e da quando sto con te c'è la mano di un pittore dentro me, io non cerco più avventure né fuggenti voli al cuore.